Marmarico Day, oggi Medambiente ha dedicato la giornata alla pulizia del sentiero che porta alla cascata del Marmarico. Ricordiamo che la cascata del Marmarico è la più alta della Calabria e del meridione d'Italia. Mario Tisano, oggi Marmarico Day, che c'è stata la presenza del presidente Giuseppe Belcastro. È stata una gran bella sorpresa, perché il nostro presidente ci sostiene sempre e ci sostiene anche con queste sorprese, partecipando personalmente. Mi ha fatto veramente piacere. Di solito è la base che lavora, ma qui è stato il vertice stavolta. Abbiamo invertito questa tendenza. Comunque sono contentissimo del nostro presidente, sono contento dei giovani dello IEP che abbiamo fatto insieme questa iniziativa. Presidente Belcastro, come ha trovato il sentiero? Era pulito? Come l'hanno lasciato i primi visitatori, i primi turisti che sono recati alla cascata? Tanto più che parlare all'inizio del percorso, volevo ringraziare tutti i volontari di Medambiente, ma anche delle altre organizzazioni, tanti giovani che hanno aderito a questa iniziativa alla 14ª edizione. Dovevamo essere alla 15ª, ma c'è stata la questione Covid e quindi abbiamo rinviato anche in riferimento a tutte le norme che disciplinano il distanziamento. E la cosa importante è stata questa bellissima partecipazione di tantissimi giovani, di Bivongi e non, e poi la presenza di tanti amici storici dell'associazione Medambiente, figure che hanno dato lustro all'organizzazione e che hanno contribuito a far crescere sempre di più Medambiente con il nuovo presidente Mario Tisano, che da 9 anni brillantemente, in modo costante, in modo certosino contribuisce a valorizzare non solo l'ambiente delle cascate, quindi anche la giornata come quella di oggi, che è della cascata del Marmarico Day, ma con tantissime iniziative di valorizzazione e rispetto dell'ambiente. Oggi non era solo una giornata ambientale e un riconciliarsi con il creato, perché abbiamo fatto anche una giornata di educazione ambientale. Siamo stati lì con diverse buste, varie e colorate, per differenziare anche diversi rifiuti che c'erano all'interno del percorso, e abbiamo raccolto diverse buste che abbiamo consegnato a chi di competenza per poi mandarle per differenziarle. Ma l'altra cosa ancora importante, le tante persone che vengono a visitare questo percorso, un percorso che va valorizzato, va risistemato, e sicuramente l'amministrazione troverà anche la formula per mettere dei finanziamenti per fare in modo che la strada sia accessibile a tutti. E noi vogliamo che quest'area, l'area delle cascate, possa essere accessibile a tutti i cittadini e le cittadine, perché è un valore aggiunto per tutta la Locride, questa area specifica del Marmarico, che poi è all'interno di un'area molto più grande, che è quella del Parco delle Serre. Ecco Presidente, arrivare alla cascata non è solo la cascata, a parte che c'è quel grandissimo masso che poi ti nasconde la cascata. Perfetto. Ma altra cosa da vedere, ricordo la Francescato quando è stata alla cascata, innamorata di quel lontano gigante. Un lontano gigante che è un'altra attrattiva della cascata. Un lontano gigante meraviglioso, dove oggi abbiamo scattato centinaia e centinaia di foto. Credo che più o meno avrà più di 400 anni. Quindi un albero monumentale che va sempre di più valorizzato e protetto. Protetto, e insisto sulla parola protetto, perché da noi in molte occasioni si dimentica quanto sono importanti questi nostri alberi, e avere un monumento così importante all'interno di quest'area delle cascate, che poi non è solo questo albero monumentale, ci sono specie protette, flora e fauna di un certo tipo. Cioè, venite a visitare le cascate del Marmarico perché rimarrete affascinati. E noi oggi abbiamo ancora raccolto un paio di sacchi che, io dico sempre, i soliti distratti lasciano, abbandonano. Dobbiamo finirla. Cerchiamo di lasciare un ambiente pulito ai nostri figli.
Poi qui si parla sempre di turismo. Ebbene, le strutture sono importanti, ma se non lasciamo un ambiente integro, il nostro cavallo di battaglia in Calabria è l'ambiente, mare, monti, territorio. Per favore, lasciamo pulito questo ambiente.